Un saluto a tutti i ragazzi di scuola.net. Oggi siamo in compagnia di Mary Petruolo ed Emanuele Bosi, i due protagonisti del film Piccolo Grande Amore, in uscita nelle sale italiane in occasione della festa di San Valentino. Ciao Emanuele. Ciao. Allora, abbiamo visto il film, abbiamo visto il trailer. Il film uscirà oggi nelle sale e sarà proiettato in occasione della festa di San Valentino. La storia è ambientata negli anni 70. E quindi voi, girando il film, avete rivissuto tutte le coreografie della Roma di quell'epoca. Adesso, sì, molte volte le storie d'amore sono accompagnate anche dalla tecnologia. Tu avresti preferito innamorarti in quel periodo? No, assolutamente no, perché non cambia nulla. Non è che si prova un amore diverso adesso. E quindi non raccontiamo un amore tipico degli anni 70, raccontiamo l'amore. Quindi come era vissuto negli anni 70 può essere vissuto oggi e così sarà nel futuro. Quindi è una storia di sentimenti veri. C'è molta, amore in assoluto. C'è molta attesa per l'uscita di questo film, ricordiamo sempre in occasione di San Valentino. Ci parli della storia dei due protagonisti, Andrea e Giulia? Sì, Andrea è un ragazzo che è cresciuto nella periferia di Roma, a Centocelle, studia architettura ed è un ragazzo molto ambizioso, lui vuole cambiare il mondo, lui vuole fare architettura perché vuole costruire una città ideale e si innamora di questa ragazza, l'altra protagonista del film, che è Giulia. Sì. Si innamora follemente, nasce questo amore vissuto attraverso vari step, appunto il primo incontro, l'innamoramento, la crisi. Senti, una domanda di obbligo per questo film che ricalca un famoso titolo di una canzone di Baglioni, questo Piccolo Grande Amore. Ti piace Baglioni e ti sei mai innamorato con una canzone di Baglioni? Io ho sempre ascoltato Baglioni, lo ascolto tuttora, conosco molto bene la sua discografia e credo che... E quindi poi, a maggior ragione questa canzone che è quella più importante, che poi ha segnato un po' la storia della musica. Ma tu ricordi ancora il tuo Piccolo Grande Amore? Ma forse non l'ho mai vissuto proprio in pieno. Lo stiamo aspettando allora? Sì. Sì. Senti, ma quanto ti somiglia questo personaggio di Andrea che ha interpretato? Molto, molto. Lui ama sorprendere, ama regalare sorprese, no? Questa sì, è una cosa che è anche ambizioso, insomma, abbiamo delle cose molto in comune. Ti ringrazio molto. Grazie a te. Ti ringrazio, ciao. Ciao Emanuele. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Pronto Mary, ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao, grazie di essere intervenuta con noi di scuola.net. Grazie a voi. Volevo chiederti che effetto ti ha fatto sapere di essere stata scelta quasi ad hoc per interpretare il personaggio di Giulia, perché ho letto di recente un'intervista del regista Riccardo Donna, dove dice che quando ha pensato al personaggio di Giulia ha pensato immediatamente a mettere te come protagonista. Sì, questa cosa l'ho letta anch'io, lui non me l'aveva mai detta, però mi ha emozionato particolarmente. È stato bello, è stato un grandissimo onore, un po' il peso della responsabilità chiaramente l'ho sentita perché comunque è uno di quei personaggi che da sempre è nell'immaginario collettivo degli italiani, però al di là di questo è stato molto divertente e anche abbastanza semplice. Ecco, quindi appunto quanto c'è in comune tra te e questo personaggio? Beh, tantissimo, perché comunque Giulia è una 17enne come me di qualche anno fa e... Lei è tutta concentrata in un primo momento sullo studio, la scuola, qualche amico, insomma su quello che è la sua vita che è abbastanza scandita e poi ad un certo punto si innamora e si lascia travolgere totalmente, sconvolgere la vita da questo ragazzo. Senti, e quelli che poi sono i tuoi 17 anni. Infatti anche tu sei giovanissima, ho letto, hai già avuto un colpo di fulmine simile a quello raccontato nel film e quindi no, hai mai lasciato anche a una persona che non conoscevi i tuoi contatti, come fa Giulia poi con Andrea? Ma guarda, in maniera così che mi abbia segnato in maniera così profonda non ancora, poi è chiaro magari i colpi di fulmine a volte ci sono, poi però non esplodono, quindi magari ci senti per qualche giorno e poi cade tutto, però così travolgente e sconvolgente ancora no. Pensi che questo film riesca a coinvolgere solamente un pubblico giovanile o pensi che possa interessare tutte le fasce del pubblico? Assolutamente può prendere qualunque fascia d'età perché non è un film che parla esclusivamente, non è solo un film romantico, è un film che affronta molti temi sociali, che parla del rapporto con i genitori, che rappresenta proprio gli anni 70, quindi ha moltissimi spunti originali.
Quindi un film interessante, e poi la domanda d'obbligo, l'ultima, è quella: se ti piace Baglioni e cosa hai provato a far rivivere una storia, che è quella cantata da Baglioni in questo piccolo grande amore, che ha fatto sognare ben due generazioni di innamorati? Beh, ho sognato anch'io. Non è poco. Presenta, sì, sia con le sue canzoni che rappresentandolo, chiaramente. Ne sono grata, gli sono grata, perché comunque mi ha dato proprio questa possibilità di vivere il sogno che tutti gli adolescenti, e non solo, vogliono vivere. Sì. Baglioni chiaramente lo conoscevo già, poi l'ho conosciuto meglio grazie a questo film. Sicuramente. Allora noi ti auguriamo tanto successo e tanta fortuna. Grazie. Vuoi fare un saluto ai ragazzi di scuola.net? Sì, un saluto e un bacio a tutti voi. Ti ringraziamo tanto, ciao. Ciao Mary, grazie. Ciao.